prepariamo un fragoloso tiramisù, un dolce senza cottura. Per iniziare, in un tritatutto, uniamo le fragole al latte, lo zucchero, e frulliamo fino ad ottenere una consistenza liscia ed omogenea. Questa sarà la bagna dei nostri biscotti. Prepariamo la crema. In una ciotola montiamo la panna . Quando sarà montata, in un'altra ciotola mettiamo le uova, che dovranno essere anche loro montati con le fruste. Quando inizieranno a fare la schiuma, unite lo zucchero e continuate a montare con le fruste fino ad ottenere una consistenza chiara e spumosa. Uniamo il mascarpone e lavoriamo sempre con le fruste, finché sarà tutto bene omogeneo. A questo punto è il momento di unire la panna e mescolare con la spatola dal basso verso l'alto, creando così una crema. Iniziamo a formare il nostro tiramisù. Bagniamo i savoiardi nella crema con latte e fragole che abbiamo creato precedentemente e stratifichiamo con biscotti inzuppati e la crema che abbiamo preparato. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto il video. Ricorda di iscriverti al nostro canale per essere sempre aggiornato sulle novità. Creiamo il secondo strato di savoiardi per poi mettere sulla crema. A parte, ho tagliato delle fragole a cubetti. Le metto sopra come decorazione. Il nostro fragoloso tiramisù è praticamente pronto. Dovrà riposare un po' in frigorifero prima di essere servito. In questo modo i savoiardi si inzuppano del liquido in cui sono stati immersi e sarà un dolce cremoso dalla consistenza perfetta. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box. Ricorda di iscriverti al nostro canale per essere sempre aggiornato sulle novità.